ha aperto alla grande il Teatro Brancati, diretto artisticamente dal popolare attore catanese della Sicilia orientale Tuccio Musumeci. Ha aperto la nuova stagione teatrale 2009-2010 con uno spassosissimo spettacolo, una perfetta macchina di risate, perché si ride dall'inizio alla fine. Si tratta dell'incidente di Luigi Lunari, il commediografo milanese che ha prestato molte opere al teatro siciliano, anche perché queste opere sono macchine teatrali che egli ha tratto anche da altri autori. Per esempio, l'incidente di Luigi Lunari, appunto, ha tratto lo spunto da un copione teatrale del tedesco Karl Stenheim, di Hose, cioè le mutande. Ecco, si parte da un incidente, viene chiamato così all'inizio dello spettacolo, cioè un incidente poco credibile tra l'altro, cioè l'elastico di un paio di mutande femminili di pizzo cadono alla signora moglie del protagonista, e da lì poi tutta una serie di equivoci, di lazzi, di frizzi, di risate, di equivoci, tanto che appunto, come ho detto prima, questa macchina dello spettacolo così collaudata e così ben oliata trascina il pubblico con un travolgente crescendo di risate, e bravissimi tutti gli attori, a partire naturalmente da Lucio Musumeci, per citare anche Egle Doria, che fa parte di una di quelle prostitute un po' casalinghe che portano naturalmente a una commedia degli equivoci, perché dobbiamo anche dire che questa macchina dello spettacolo è una macchina che ha il ritmo della vaudeville francese. Il regista Giuseppe Romani l'ha ambientata in Sicilia, tra Leventini, Siracusa, Ragusa, e addirittura ha creato anche effetti macchiettistici con entrate e uscite di Bob Vaudeville e con personaggi che si muovono addirittura come in certi fumetti, tant'è vero che alla fine Tuccio Musumeci esce dopo uno scoppio, non vi sto a raccontare la trama, dovete andare a vedere lo spettacolo, tutto bardato come se fosse appunto un personaggio dei fumetti che è fuoriuscito e sopravvissuto da una esplosione. Bravissimi, abbiamo detto, tutti gli attori. Agostino Zumbo merita una particolare sottolineatura, perché Agostino Zumbo riesce a calarsi nei panni del direttore che quasi soverchia il povero protagonista, che è l'uomo qualunque. In fondo la commedia vuole essere una commedia di critica del travè, dell'uomo qualunque che soggiace agli ordini del direttore, però, ripeto, è ambientata da noi in chiave molto comica, e Agostino Zumbo riesce a passare dalla caratterizzazione, diciamo così, molto precisa del direttore che fa quasi stalking o mobbing, come si dice oggi, al personaggio che fa suscitare il riso, come si muove e come si atteggia.